Poi c'è un'altra poetessa che è un po' una maestra, secondo me, dell'ironia e dell'umorismo, che è Patrizia Cavalli, e che in questo poemetto, La Guardiana, parla di una porta. L'argomento centrale è una porta, quindi una frontiera per eccellenza. Allora, all'inizio c'è lei bambina, e sentite cosa faceva la bambina. Era il sospetto del tuo chiuso ardore che mi faceva artefice di chiavi. D'altronde ero famosa da bambina per aprire cassetti, porte e armadi di cui non si trovava più la chiave. Prima lasciavo che si presentassero i competenti, ossia gli adulti maschi. E io in silenzio, buona da una parte, con noia superiore, li guardavo affaticarsi su quella serratura che mai avrebbero aperto, ero sicura. Dopo mezz'ora di maneggiamenti, aspri e stizzosi, senza risultato, quando alla fine si invocava il fabbro, come un eroe in disuso, risorgevo, flemmatica, dicendo: l'apro io. Con dei ferretti storti, mia invenzione, a occhi semichiusi raggiungevo il punto esatto, la prima tenerezza nel dente dello scatto, tesa all'ascolto, tremante che pregavo. Nessun mistero si apriva a quella porta. Era una porta, una qualsiasi porta, e nel cassetto c'era quel che c'era. Ognuno lo sapeva. Il mio piacere era tutto nella sfida. Con quei ferretti storti, poi parole, mi stavo esercitando alla poesia. Che cos'altro se no? Sì, stavo imparando. Bene.